Forma castelli pure, quante piave ancora nonno narrerà. Nonno Ciccio, stai con noi, nonno Ciccio, più che puoi, per un'altra fiaba che ci divertirà. Nonno Ciccio, dici su, quante ne conosci tu, dai chi la pipa. In mezzo a queste colline abita un nonno che molti vorrebbero avere, nonno Ciccio. Le sue sono le fiabe più belle che abbiate mai sentito. Ascoltate un po'. Ma saranno anche belle, ma io preferisco le avventure di Lessie. Ciao nonno, come stai? Passavamo e siamo venuti a trovarti. Nonno, ti prego, raccontaci una di quelle belle fiabe che sai solamente tu, vuoi? Ma certo, nipotini miei. Entrate pure e sedetevi. Sì, andiamo. Ora fatemi macinare il caffè, così avrò tempo per pensare ad un racconto. Chissà che cosa ci racconterà oggi. Ma stai zitta, non vedi che ci sta pensando? Speriamo che questa volta si parli di cani. Dunque, a voi piacciono le fiabe con re, principesse, eroi, draghi, eccetera, vero? Vediamo. Sì. È pronto il caffè. Dai, nonno, muoio dalla voglia di sentire un'altra fiaba, forza! Ho un'idea. È una splendida giornata e ho voglia di fumare la pipa. Andiamo in giardino. Ve la racconto lì. Oh, sì, dai, Peppino, vieni anche. Andiamo, dai. Ora sì che si ragiona. Dunque, credo che questa fiaba vi piacerà. Siete comodi? Perfetto. Statemi bene a sentire. Dovete sapere che in una valle non molto lontana da qui, un bel po' di anni fa, c'era una casetta nel bosco. Era una bella casa, bellissima. Anche voi vorreste averne una così, vero? Ogni sua parte era una delizia. Il giardino, il pozzo e le rose che crescevano nel verde. Erano divise in due rosetti distinti. Uno di rose rosse, l'altro di rose bianche. Ma chi poteva vivere in una casetta di sogno come quella? Ovviamente tre persone di sogno. Una donna non più giovane e le sue due bellissime figlie, Biancarosa, timida e delicata, e Rosa Rossa, spigliata e vivace. Facevano parte della famiglia Batuffolo, un gatto, e Reginella, una simpatica capretta. Eh sì, erano proprio felici in quella casa. Biancarosa, dimmi, che cosa stai facendo? Sto ricamando questo lino, mamma. Hai visto tua sorella? Dove è andata? Rosa Rossa è andata in camera, sta facendo le pulizie. Guarda che cosa buona che ti ho preparato. Rosa Rossa, Rosa Rossa, vieni a vedere cosa ci ha fatto la mamma. La crostata, evviva! Che buona, mamma. Grazie. E a me non me ne date neanche una fettina? Ecco qua, golosone. In quella valle il tempo era quasi sempre bello, perciò spesso le due sorelle trascorrevano buona parte della giornata nel bosco. Giocavano a palla. Attenta, attenta!
prendi questa. Oh, ho vinto. Si incontravano con i loro numerosi amici. Come mai da queste parti, scoiattolino? La tua casa è lontana. Amiche mie, un fulmine ha battuto il noce vicino casa. Così devo fare provviste lontane. Beh, se è soltanto per questo, possiamo aiutarti noi, scoiattolino. Certo, ecco qua delle noci. Oh, grazie amiche, grazie. Ciao, niente. A presto. Ciao, scoiattolino. Ma il loro passatempo preferito era sdraiarsi sull'erba, guardare in su e fare a gara nell'indovinare a cosa somigliassero le nuvole in quel momento. Guarda, ti sembra. Dunque, fammi pensare. Io direi un carro. Sì, sì, è vero. Hai ragione, sembra proprio un carro. E quella? Quella, secondo me, potrebbe essere... Mi ricorda tanto una torta. Sì, una torta alla crema molto grande. Anzi, una torta veramente enorme. Una torta per far festa nel cielo. Uffa, sei sempre la solita sdolcinata. Guarda là, invece. Ah, che meraviglia. Quello è un bellissimo cavaliere. E lo so che tu mi prendi in giro, ma un giorno io sposerò un gran cavaliere. Ma certamente ti credo, io un giorno sposerò il mago Merlino. Nonno, quella crostata, se ce l'avessi qui ora. E allora, nipotini, vi piacerebbe abitare con Bianca Rosa e Rosa Rossa? Oh, sì, sarebbe bello. E anch'io vorrei sposare un cavaliere. O un re, ma come sei sdolcinata, non sarà una storia romantica. Abbiate pazienza e ascoltate il resto. Ma anche in quel posto felice arrivò l'inverno. In quella gelida sera tutte e tre stavano sedute davanti al fuoco e la mamma raccontava. E a quel punto la principessa sentì un colpo al cuore. Il giovane principe la fissò con amore e la prese per mano. Ballarono tutta la notte felici. Ma ad un tratto... Oddio, mamma. Ma chi può essere? Chi è? Che volete? Non so come la porta si aprì e tutte si spaventarono. Vi prego, ascoltatemi. Non sono cattivo. Credetemi, non ho intenzione di farvi del male. Ho solo tanto freddo e non ho un posto dove andare. Credo che tu sia sincero, lo si legge nei tuoi occhi. Entra, vieni pure avanti. Oh, grazie. Posso? Ma bada, comportati bene. Io non mi lascio spaventare facilmente. Oh, non so come ringraziarvi. Grazie, signora, e grazie anche a voi, ragazze. Ma sei tutto bagnato, povero orso. Presto, vai vicino al fuoco. Voi, ragazze, spazzolatelo per bene. Forza. Io intanto ti preparerò un po' di latte caldo. Ti farà bene, vedrai. E così si prospettava un bell'inverno allegro per i nostri amici. Giochi, risate e mangiate, oh, tutto insomma fecero assieme. Eccovi serviti, signori. Accidenti, a lui vanno tutti i bocconi migliori. A me invece solo gli scarti. Uffa, possibile che non fai altro che lamentarti, eh? Guarda che piattino di rognone ti hanno preparato. Di la verità, vero che sei geloso, eh? Io geloso, figurati. Sì, sì, lasciamo perdere. Meglio che mangio e sto zitto. Che bel pupazzo abbiamo fatto, vero? È proprio buffo, ti assomiglia. Rosa Rossa, sei la solita brutta screanzata. Oh, su dai, non te la devi prendere così, Bianca Rosa. Dai, su, perché non andiamo a cercare i fiori sotto la neve? La foresta era oscura. Tilde avanzava intrepida.
D'un tratto sentì un rumore sospetto proprio vicino a lei. Il vento scuoteva sinistramente i rami degli alberi, ma la ragazza non si spaventò. Anzi, si diresse verso una grotta buia e... Oh, aiuto! Niente paura, è solo un temporale. Dunque, fatemi continuare. Tilde entrò nella grotta. Una luce d'oro le inondò gli occhi. Che meraviglia! Al centro della grotta c'era un grande trono d'oro e seduto su di esso un giovane principe vestito di seta. Biancarosa, dimmi la verità. Non vorresti essere tu al posto di Tilde in quella grotta? Rosa Rossa, non dire insolenze. Io veramente... Cara Biancarosa, non devi vergognarti dei tuoi sogni. Vuoi dire che si avvereranno? Questo non lo so, però posso dirti che ognuno di noi deve sognare e combattere per realizzare i propri ideali. Oh, sì, certo, io combatterò e un giorno scenderai dalle nuvole e sposerai Martino, il figlio del mercante di stoffe. Oh, non sia mai quello... Su, su, basta, avanti. È ora che andiate tutti a letto. Però che bellezza! Avere un orso per amico deve essere davvero molto divertente. Beh, vuoi mettere un bel cane, ignorante? Divertente e utile. Un amico è sempre importante. Sa consigliarti, sa starti a sentire e ti è vicino quando ne hai bisogno. Dovete sempre essere dei buoni amici per tutti. Nonnino, dimmi, e l'orso visse sempre con loro? E proprio di questo ora devo parlarvi, cari nipotini. Il tempo non si fermò e così arrivò la primavera e con essa le cattive notizie. Mi dispiace, ma devo andare via. Non rendete più difficile la mia partenza. Devo andarmene. Sapete, nel bosco è nascosto il mio tesoro. D'inverno lo protegge la neve, ma ora tocca a me difenderlo dai nani. Amico caro, comprendiamo i tuoi doveri. Credimi, non ti dimenticheremo mai. Prometti però che tornerai a trovarci il più presto possibile. Certo, tornerò presto. Non temete, sarò sempre vicino a voi. Addio, ragazze. Addio, ricordati di addio, noi. Addio, addio, amico orso, addio. Altro tempo era trascorso. Biancarosa e Rosa Rossa avevano ripreso le loro abitudini. Lunghe passeggiate nel bosco con Batuffolo e Reginella come compagni per i loro giochi. Ma un giorno successe una cosa strana. Aiuto, accidenti, aiuto. Qualcuno mi dia una mano a scendere di qui. Com'è ridicolo. Aiuto. Non facciamo vedere che non c'è nessuno che mi aiuti. Su, aiutiamo. Aiuto. Le due ficcanaso si devono sempre impicciare degli affari degli altri. Tira di sbuffare, brontolone. Andiamo con loro a vedere. Non state lì come delle statue. Tiratemi fuori di qui. Tiriamo più forte. Piano. Strano, non viene. Piano, attente. Ma che? Niente da fare. Non vuol proprio venire. Un momento, ho un'idea. Ecco qua le mie forbicine. Basterà un piccolo taglio e... No! Ecco fatto, siete finalmente lì. Ma vi rendete conto di ciò che avete fatto, galline senza cervello? Ma insomma, signor Nano, in fondo noi vi abbiamo liberato. Ma a quale prezzo? La mia povera barba. Ma cosa volete che sia? Non sarà certo per quei pochi peluzzi tagliati. Ma che cosa dici? Sei una sciocca assassina. Messere, cerchi di usare un linguaggio un po' più misurato. Ci sono delle signorine. Zitto tu, barattolo peloso. Su via, non siate in collera. Noi volevamo solo aiutarla. Bell'aiuto mi avete dato. Meglio che me ne vada, se no commetto uno sproposito. Ma che bel ringraziamento, quello è tutto matto. Che vuoi, a vivere sempre soli nella foresta si diventa scorbutici. Sarà, comunque non è certo questo il modo di comportarsi, perbacco. Però quel barattolo peloso non era niente male, vero? Taci, capra. Non ho nessuna intenzione di ascoltarti.
Qualche giorno dopo le due sorelle si trovavano per caso vicino al ruscello e... Lasciami, aiuto, molla la presa, pesciaccio. Io ti giuro che ti lascerò libero. Che dici, andiamo? Ma sì, arriviamo. Aiuto, sto cadendo. Eccoci, forza Biancarosa, presto le forbici. Oh no, ancora. Ecco fatto. Accidenti, quel pesce aveva una forza spaventosa, veramente. Già, ma guardate cosa avete combinato, razza di civette spennacchiate. E adesso cosa c'è ancora da arrabbiarsi? Guardate la mia barba. Oh, insomma, la volete smettere? Quanto la fate lunga con questa barba? Sì, è vero, siete molto villano, potreste almeno ringraziarci. Già, è così, perché senza di noi ora sareste in fondo al ruscello. E sarebbe stato meglio, così non vi avrei incontrate. Ah, proprio un bel modo di dire, grazie, grazie di cuore. Già, sono proprio stupido io che sto qui a perdere tempo e parlare con delle oche come voi. Addio, spero. Mamma mia, quanto è acido. Uff, che ci importa? Tanto peggio per lui. Allora, ragazze, mi raccomando, comprate una bella stoffa per le tende della cucina e del cotone per il ricamo. Possiamo prendere anche qualcosa per noi, mamma? Ci dai il permesso? Oh, sì, mamma, facciamoci dei vestiti nuovi. Va bene, ma non spendete troppo. Prendete il sentiero e tirate dritto fino al paese. Non perdete tempo come al solito, mi raccomando. Che giornata splendida! Il sole e il vento giocavano coi capelli delle due ragazze. Il cielo era blu e... Guarda, Rosa Rossa, un'aquila. Quanto è bella! Vattene via, gallina spennacchiata! Non ti azzardare, sai! No, no! Aiuto! Aiuto! Presto, Biancarosa, presto! Dobbiamo aiutarla! Anche se ho un po' di paura, se la merita. Qualcuno faccia qualcosa! Aiuto! Aiuto! Presto, sbrighiamoci! Rosa Rossa, le forbici! Eccole! Siete la mia disperazione! Non vi uccido ora, solamente perché... Siete troppo spaventato! Non so proprio che cosa mi trattenga. Beh, signor Nano, dobbiamo salutarla adesso. Dobbiamo assolutamente andare. Vedete quel paese laggiù? È là che siamo dirette. Addio. Spero di non rivedervi mai più. Addio. Arrivarono in paese ed entrarono alla merceria di Martino. Buonasera, Martino. Oh, chi si vede? Noi vorremmo vedere delle stoffe nuove. Subito, ecco i nuovi arrivi dalle Fiandre. Non so, a me sembra bella. Ma è bella quanto te, Biancarosa. Martino, non fare lo stupido, ti prego. Attenzione, giovanotto, perché mia sorella è una futura principessa. Non hai nient'altro? Che ne dite? Bene, e altre due della prima. D'accordo, come volete. Grazie, caro Martino. Ma tornate da sole? Certamente. E chi ci dovrebbe accompagnare? Tu, per caso? Beh, ecco, io veramente pensavo... Non ti conviene pensare, Martino. È molto meglio per te, credi. Posso almeno sperare di rivedervi presto? Forse, Martino. Un giorno, chissà. Ciao, Rosa Rossa. Ciao, Bianca Rosa. Addio. Però, Biancarosa, come sei crudele con quel povero ragazzo. Uffa, Martino è così appiccicoso. Non è proprio una buona ragione, secondo me. Se proprio ci tieni così tanto, Rosa Rossa, perché non te lo sposi tu? No, grazie. Preferisco un principe avventuroso. Presto, presto a casa, si sta facendo buio. Le due sorelle correvano, non avevano paura, no. Ma c'era qualcosa di strano nell'aria. Infatti sentirono un rumore. Guardarono con cautela e videro...
E voi che volete ancora? Mi stavate forse spiando? Oh, no, signore, che state dicendo? Ci scusi, davvero, signore, noi non volevamo affatto disturbarla. Ma che, voi volete solo il mio tesoro? No, no, noi vi giuriamo che... C'è poco da giurare, voi siete delle ladre. No, noi... Ma ve la farò pagare! Fermo là, nano. Oh, orso, non farmi del male, sono vecchio e magro. Guarda, loro sì, sono giovani e tenere. Prendi loro e lasciami andare. Che cosa stai dicendo, malvagio? Sono loro che volevano rubare il mio, cioè quel bel tesoro che ho trovato. Ah, allora l'hai trovato tu? Sì, certo, poco fa, e poi loro mi hanno minacciato. No, no, non è vero. Orso, non crederai a quello che dice questo... Silenzio, ragazze, e tu dimmi, non sai di chi sia questo tesoro? Oh, no, davvero. Ebbene, maledetto, quel tesoro è mio e tu me lo hai rubato una notte di primavera cercando di uccidermi. Credevi non ti avessi riconosciuto? No, signore, pietà, pietà, ragazzi, aiutatemi. Basta coi piagnistei, ora avrai quel che ti meriti. Orso, non l'avrai forse ucciso? No, non sono malvagio come lui, ma credo che la lezione gli sia servita. Che bello, caro amico. È veramente una grande fortuna ritrovarti adesso. Oh. Grazie, Biancarosa, sono disincantato. Quel nano mi ha trasformato in orso molti anni fa, per rubarmi il tesoro della corona. Solo l'amore di una bella ragazza avrebbe potuto liberarmi. E tu, Biancarosa, l'hai fatto. Ebbene, ora tutto questo tesoro è tuo e tu sarai la mia sposa dilettissima. Hai visto, Rosa Rossa? Diventerò una principessa come avevo sempre sognato. Sono felice, sorellina, tanto felice. E anche tu, Rosa Rossa, ti meriti un premio. Se vuoi potrai sposare mio fratello, che ancora mi aspetta nel mio lontano regno. Oh, credo proprio che sto per svenire. Nonno, sei proprio una forza. Sono molto contento che vi sia piaciuta. Ma ricordate sempre anche ciò che questa fiaba ha voluto insegnare. Ormai siete grandi e potete capire da soli la morale del mio racconto. Oh, sì. Comunque, ci siamo divertiti un sacco a raccontarla, non è vero? Sì. Speriamo di rientrare presto, c'è Lessi in TV. Ora si è fatto tardi. Oh, che peccato. Su, andiamo prima che faccia buio. Nonnino, quando è che ci racconterai un'altra favola? Quando volete. La strada per venire da me ormai la sapete bene. È ora di cena e la mamma vi aspetta. Ci vediamo presto, bambini, con un'altra fiaba.